Amici, nello scorso video abbiamo visto come cucinare sia una delle azioni quotidiane che più impattano sulla qualità dell'aria nelle nostre case e come alcuni accorgimenti, ad esempio l'utilizzo di cappe o di purificatori con filtri EPA e in carboni attivi, ci consentono di dedicarci alla cucina, proteggendo nello stesso tempo l'ambiente indoor. Oggi invece voglio parlarvi di come attraverso una corretta alimentazione possiamo combattere i danni dovuti all'inquinamento, sia outdoor che all'interno delle nostre case. In particolare, sembra proprio che la nostra amata dieta mediterranea sia un grande alleato, privilegiando verdura, legumi, cereali, meglio se integrali, olio d'oliva e riducendo il consumo di grassi, carni, soprattutto quelle rosse, e zuccheri. Qualche esempio? Molti alimenti consigliati nella dieta mediterranea, come i broccoli o il cavolo, aiutano ad eliminare le sostanze tossiche che tendono ad accumularsi nell'organismo quando respiriamo, in casa come all'aperto, un'aria non buona. Altri cibi invece svolgono un'azione antiossidante perché contrastano le infiammazioni generate dalle polveri sottili o da altri inquinanti. E qui troviamo la frutta, quasi tutta la verdura e il pesce. Un beneficio che secondo alcuni studi riguarda anche le persone con malattie che possono peggiorare con livelli di inquinamento alti, come l'asma. E poi abbiamo tutto il mondo delle vitamine, antiossidanti naturali per eccellenza. La C, presente negli agrumi, nei kiwi, nei peperoni e nelle verdure a foglia verde. La E, che troviamo nella frutta secca, nei cereali integrali e nei pomodori. Senza dimenticare l'effetto protettivo della vitamina D, contenuta in molti alimenti di origine animale, come i latticini, le uova e il pesce. E a proposito di pesce, anche l'omega 3 ha dimostrato di avere un effetto protettivo dagli effetti dell'inquinamento. Insomma, quando si parla di inquinamento, occhio all'aria che respiriamo, sia in casa che fuori, ma anche attenzione a quello che mangiamo.